Da tempo volevo leggere John Keats, il poeta della indimenticata Ode su un'urna greca, che leggeremo più complessa, ma piena di concetti, come se nell'arte ci fosse la vita potenziata, perché quello che vediamo in un'opera d'arte è un atteggiamento sospeso che quindi non finisce e dura per sempre. In questo l'opera d'arte, anche soltanto nella sua fissità, è più lunga e forte della vita. Ma qui invece parla di cose più semplici, della necessità che noi abbiamo di alcune persone che ci stanno vicine e di cosa sia la natura stessa dell'amore, come si manifesti, come abbia la capacità di far sentire che una cosa che dentro di te genera un vuoto è la lontananza della persona che tu vuoi vicina. Dice John Keats, non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi. E anche dopo averti veduta, sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te. Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura di staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi. E anche dopo averti veduta, mi sforzavo spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande. Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te.